Nicolò Scalfi. Ecco come ha speso i soldi vinti a caduta libera. Nicolò Scalfi, di caduta libera, è di nuovo in televisione, grazie alle repliche che Mediaset sta mandando in onda su Canale 5 nella fascia preserale. La sua avventura nel programma è durata davvero tante puntate. Il giovane ha lasciato il segno, non solo per il montepremi succulento vinto, ma anche per la sua cultura e perspicacia. Battere Nicolò non è stato affatto facile, ma alla fine anche lui ha dovuto dire addio al gioco delle botole. Intervistato dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Nicolò ha svelato la sua nuova vita dopo la partecipazione al game show di Canale 5. Innanzitutto, per soddisfare la curiosità dei follower, Nicolò ha parlato del montepremi vinto. Quanto ha guadagnato? Il giovane dice di non ricordare la cifra esatta, ma tra le puntate a cui ha preso parte e il torneo dei campioni si mormora che in totale abbia portato a casa un bottino pari a 760.000 euro in gettoni d'oro. Nicolò è stato il campione di caduta libera dal mese di ottobre 2018 fino a luglio 2019, quando purtroppo ha perso tra il dispiacere dello studio. Il giovane ha raccontato di aver ricevuto la prima vincita dopo 6 mesi dalla fine della sua partecipazione. Poi, nel giro di un anno, la restante somma. Naturalmente, per via della tassazione e del cambio, la cifra finale è stata di molto inferiore a quella vinta. Ma, si chiedono i seguitori del programma, cosa ha fatto di quei soldi, Nicolò? Il giovane ha risposto anche a questa curiosità. Il ragazzo ha investito il montepremi in un viaggio a Barcellona. Poi ha regalato una nuova cucina alla sua mamma e infine ha investito buona parte dei soldi per proseguire i suoi studi universitari. Ora ha in mente di cambiare auto, ma, assicura, non farà colpi di testa. Nicolò Scalfi, quindi, oggi è tornato sui banchi di scuola. Si è iscritto all'università, studia lettere moderne per l'editoria, alla Cattolica di Brescia. Ha avuto il coraggio di cambiare facoltà. Ricordiamo che era iscritto alla facoltà di design del prodotto, che però, ha affermato, non faceva per lui. La sua vita, insomma, è cambiata totalmente. Ha inciso anche una canzone, dal titolo La fine del mondo, che è ora disponibile sulle piattaforme di streaming. Continua a vivere con la sua famiglia, anche se i suoi genitori sono separati, ma sono rimasti in ottimi rapporti. Di sicuro, si sente una persona diversa, Nicolò, anche nel rapporto con le ragazze. E proprio a caduta libera, ricorderete, il giovane aveva trovato l'amore. Era nata una simpatia tra lui e Valeria Filippetti, che però non è sbocciata poi in un grande amore. I due si sono rivisti, anche nel corso delle puntate, e non sono mancate mai frecciatine da parte di Valeria. Si sono un po' stuzzicati, ma sono rimasti in buoni rapporti, pur non sentendosi da un po' di tempo. Intanto Nicolò non ha abbandonato l'idea di rincorrere l'amore. Continua a ricevere tantissime dediche da parte delle concorrenti. Prima di lasciare caduta libera, era fidanzato con Sara Mustari, ma tra loro è finita nel giro di qualche mese. Oggi però, assicura il ragazzo, è diverso. Il campione ha rivelato di essere felicemente single. Ha affermato di non essere fidanzato perché pretende troppo, che è troppo selettivo. Dice di non trovare mai la persona giusta, ma si sente ancora nell'età per poter aspettare. Afferma poi che lo studio, ultimamente, lo sta impegnando molto e che non ha intenzione di rinunciare a costruirsi una brillante carriera professionale. Voi, ricordate Nicolò Scalfi? Avete seguito la sua avventura a caduta libera? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.